e attraverso il buco, poi comunque fino al 91 ho saputo da chi abita, ma qua è un'altra qui presente, ringrazio, che abita in un edificio che è da poco, c'è stato comunque la chiesa era già pronta, è ancora pronta per essere usata, soltanto che come sempre se di natura privata ormai non c'era più interesse per tenere i piedi. Questo è l'edificio che vi dicevo, il castello medievale di Marconago, qui abbiamo il proprietario che è venuto gentilmente a trovare. Questo è un bellissimo castello di epoca appunto trecentesca, probabilmente voluto dai Custerma, perché proprio c'è lo stemma dai Custerma sulla facciata. All'interno ha un bellissimo giardino e suo interno proprio dell'edificio ci sono questi sotterranei con volta a botte e nelle altre sale ci sono camini, arredi cinquecenteschi e così via, che è molto, molto grazioso. Esatto, attualmente viene usato per matrimoni perché insomma, per varie occasioni di questo tipo, quindi è sicuramente un riutilizzo intelligente di un palazzo molto bello e vale la pena proprio di vederlo anche soltanto da di fuori, poi potete anche per carità andarlo a visitare almeno per essere più interessati a vederlo naturalmente. Il giardino davanti è sempre di un'altra proprietà. E dunque il giardino è in parte di proprietà dei signori che lo occupano e una striscia è di proprietà di Cristo, una striscia trasversale, un'assurdità tipica della nostra urbanistica e del nostro comune. E tra le altre cose, so che i proprietari hanno cercato di acquistarla da Ligresti, ma non ci sono riusciti. Adesso forse, non lo so se viste le condizioni farà ancora storia, ma se poi tanto al posto di Ligresti vanno le banche creditrici, non so se la situazione si risolve o se si complica ulteriormente. Quindi voi sapete bene che la situazione è molto complicata in questo momento, proprio perché le proprietà sono tante, ma ci sono tanti creditori anche, quindi ovviamente non sarà una situazione semplice. Io spero soprattutto che per il momento almeno riescano a restare dentro tranquillamente senza avere la rottura del giardino di casa e che poi magari appena possibile riescano ad acquistare questa striscia, perché è una striscia, adesso non ricordo se è larga 3 metri o 4 metri, qualcosa del genere, quindi proprio una cosa molto, molto limitata che non ha poi nessun senso, perché cosa vuol dire avere un giardino che è tanto circondato da un muro, non puoi neanche entrare, cioè per entrare ci dovresti andare a poter aprire un muro, una situazione veramente più da libri di Kafka che non da logica. Bene.